grazie. Accomodati. Intanto io ti vado a prendere qualcosa da bere, eh? Sì, grazie. Ciao. E tu chi sei? Oh, ciao, sono Antonio. Tu devi essere il suo coinquilino, giusto? Vieni qua con la mano, di là non posso andare da sua parte. Io sono Angelo, il marito di Katia. Ma come il marito? Sì, sì, marito. Non ti preoccupare, come vedi siamo separati in casa. Sì, scusate, io non vorrei... No, tu rimani giù. Stai, stai. Amore della mamma, puoi dire a papà che deve andare a prepararti la pappa di là mentre io chiacchiero serenamente con il mio collega? Eh? Tesoro del papà, puoi dire alla mamma che se cerca di farmi ingelosire col suo collega non ci sta riuscendo? Antonio, è senza offesa. No, 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 ci mancherebbe, anzi io andrei. No, tu non vai da nessuna parte, intesi? Questa per metà è anche casa mia, perciò io faccio venire chi voglio. Adesso tu ti rilassi e io vado a prendere i copioni, ok? Sì, sì, ora mi rilasso. Boh! Non sei tanto rilassato però, no. Però lo so, è colpa di Katia. In effetti mi mette giusto un po' di tensione. A me lo dici, sai perché siamo ridotti così? Perché si è offesa perché non le ho fatto il regalo alla festa della mamma. Ma scusa, sai la festa della mamma, il regalo non dovrebbe farglielo il figlio? È quello che dico. Che cosa hai detto? Possiate scapperei? Dai, dai, tanto lo so dove abiti! Ciao, ciao!